Un anno intenso, un anno ovviamente difficile perché usciamo da 2 anni di pandemia, ma un anno positivo sia come attività svolte, sia come traguardi raggiunti. Ovviamente l'attenzione è sempre sulle iscrizioni al primo anno, quindi abbiamo un consolidamento dei dati dello scorso anno. Voglio però sempre precisare, come facciamo alla conferenza stampa di fine anno, che si tratta di preimmatricolazioni in questo periodo, quindi ovviamente poi bisogna aspettare i dati positivi, i dati definitivi. Quindi abbiamo un trend positivo, soprattutto in presenza a livello nazionale di un calo generalizzato del 3%. Stiamo lavorando anche su uno dei problemi delle università italiane, che sono gli abbandoni, quindi sugli iscritti in generale, con miglioramenti della didattica. Ovviamente chiediamo aiuto e impegno anche del territorio, perché tanti servizi non dipendono dall'università, ma dipendono dal territorio. Un'altra cosa che chiedo al territorio è considerare l'Università di Teramo per quella che è, cioè un'università di eccellenza. L'abbiamo visto ieri con la conferma dell'accreditamento di medicina veterinaria e con 4 altri dipartimenti di eccellenza. Siamo passati da facoltà a dipartimenti per una migliore gestione e per un'attenzione maggiore alla ricerca. Abbiamo istituito la scuola di dottorato in presenza dei genitori di Giulio Regeni, l'abbiamo intitolata, penso anche questa prima in Italia, a Giulio Regeni. Siamo la prima università che parte con dei percorsi sperimentali di inclusione per persone disabili che non hanno il diploma ma solo l'attestato di frequenza, per conseguire un attestato di frequenza anche all'università. Inclusione, abbiamo fatto uno sforzo per diminuire l'ISEE di accesso, quindi direi che è un lavoro enorme. Questo lavoro enorme ovviamente non è il lavoro del rettore, è il lavoro della squadra intesa sia come delegati ma soprattutto come tutti i docenti, i dipendenti, gli studenti. Ovviamente quando parlo di dipendenti parlo anche della fondazione dell'Università degli Studi di Teramo. Si avvicina il trentennale, l'obiettivo principale, uno degli obiettivi che possiamo magari svelare. L'obiettivo principale è consolidare la nostra posizione a livello nazionale, a livello internazionale, attenzione ancora maggiore alla ricerca, continuare a intercettare progetti internazionali e nazionali come abbiamo fatto. Abbiamo un aumento notevole anche nel 2022 con la capacità di intercettare progetti competitivi. Ecco, questo ovviamente miglioramento e innovazione didattica per sempre maggiore attenzione agli studenti. Completamento dei percorsi, e mi riferisco al master plan, quindi stato di avanzamento dei percorsi iniziati dal professor D'Amico, che ovviamente ringrazio sempre.